La carovana del PD calabrese ha fatto tappa ieri sera a Grisolia. In vista delle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, i candidati alla Camera, Valeria Capalbo ed Ernesto Magorno, quelli al Senato, il capolista Marco Minniti e Micaela Fanelli, hanno incontrato i cittadini. Lavoro, sanità, giustizia, rifiuti, i temi principali in riferimento alla situazione di emergenza e di crisi che la Calabria vive ormai da tempo, con particolare attenzione alle difficoltà dell'Alto Tirreno cosentino. Noi vogliamo andare a visitare il cuore dei problemi, il cuore dei nostri borghi, delle nostre piccole cittadine, da dove bisogna ripartire con la politica del nostro partito e con la politica dei territori. Quindi è simbolico partire da un piccolo comune con il capolista al Senato, l'onorevole Minniti, che viene qui con noi, con altri candidati, a parlare alla gente dei nostri territori. Noi abbiamo bisogno invece di una rappresentanza della Calabria che sia autorevole, che sia credibile, che sia forte, che sia capace di rappresentare gli interessi di questa terra, di questa parte della Calabria, del Tirreno Cosentino, dentro un Parlamento e dentro un governo che deve avere una vocazione meridionalista. Noi questo abbiamo incominciato a farlo presentando in Parlamento la mozione per la Calabria che affronta i temi di cui le ha parlato e lo possiamo fare più credibilmente perché quella mozione sulla Calabria ha avuto come primo firmatario Pierluigi Bersani, che oggi è il nostro candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla formazione delle liste, hanno spiegato i candidati, non si può parlare di paracadutati. Il partito si attribuisce il merito di aver fatto le primarie. Abbiamo sfidato e sfido gli altri a fare come abbiamo fatto noi, non l'ha fatto nessuno, insomma. E poi è del tutto evidente che pur avendo dato questa straordinaria carta ai nostri iscritti, ai nostri elettori, ai nostri militanti di scegliere il 90% delle liste, un partito ha bisogno di avere una configurazione di carattere nazionale. C'è la Bindi in Calabria. I cittadini calabresi comprendono questa scelta, che è una scelta di una grande personalità politica che ha un profondo legame con il mondo cattolico. Il Partito Democratico che elegge nelle primarie un largo numero di esponenti territoriali calabresi, così come fuori dalla Calabria ci sono numerosi candidati calabresi nelle altre regioni e che dà l'opportunità di creare una squadra che ha anche delle punte di forza nazionale.